Nel Polesine la produzione, a Prato lo smistamento e lo spaccio, una teoria che trova conferma nella nuova operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Prato che a distanza di 4 mesi dagli ultimi sequestri e arresti hanno scoperto un'altra maxi piantagione di marijuana in provincia di Rovigo. Si tratta di un vecchio casolare a Lendinara individuato seguendo i cinesi di Prato che raggiungevano le campagne venete per rifornirsi. Sono finiti in manette 3 clandestini cinesi che gestivano la struttura, 2 dei quali cugini dei 5 connazionali arrestati a novembre. Sono stati sequestrati quasi 52 kg di prodotto finito e altri 183 in produzione per un valore di mercato che sfiora il milione di euro. Siamo circa sulle poco meno di 2.000 piante, anche del materiale già pronto per lo smercio e quindi diciamo un quantitativo sicuramente considerevole, che gran parte del quale riteniamo fosse appunto destinato a Prato. L'impianto a raggi ultravioletti per creare l'effetto serra era alimentato da un allaccio abusivo alla rete elettrica operativo già da luglio del 2018. Il furto di energia è quindi di oltre 90.000 euro di valore. Proseguono le indagini per capire se il collegamento tra Prato e Rovigo abbia altre ramificazioni, ma i carabinieri ritengono di aver decapitato il sistema. In totale siamo riusciti a trarre in arresto nell'intera operazione 14 persone. Gli ultimi con quest'ultima operazione, 3 soggetti cinesi, ma in generale 14, di cui 12 di etnia orientale.